Ciao a tutti e oggi con voi un'altra volta Multitasking Team e iniziamo a realizzare tvarożniki con ricotta. Ingredienti che serviranno a noi: 100 g di ricotta, farina per i dolci, un po' di zucchero, due uova fresche, sale al vostro piacimento e l'olio di oliva per friggere e una forchettina. Incominciamo con una forchetta a amalgamare le uova con la ricotta. Voi potete usare anche il blender, così l'impasto viene più spumoso. Io uso semplicemente per rapidità la forchetta. Mano a mano aggiungiamo un po' di farina e anche lo zucchero e continuiamo ad impastare. Allora, continuiamo ad amalgamare tutto aggiungendo sempre lo zucchero e la farina. L'impasto non deve essere molto molto duro, deve essere morbido, ma nello stesso momento devi mantenere un po' la forma per friggere. Aggiungete anche il sale e lo zucchero. Se volete accompagnarla dopo a tvarożniki con panna acida, vi consiglio di aggiungere meno zucchero. Se invece volete accompagnare con qualcosa di dolce come Nutella, miele, qualsiasi topping, sciroppo d'acero, allora potete aggiungere leggermente più lo zucchero. Tvarożniki è un piatto principalmente dell'est che si chiama tvarożniki perché è proprio realizzato dal tvorak, che assomiglia in Italia alla ricotta. Ok, andiamo adesso a friggere. Mettiamo un po' di olio d'oliva a riscaldarsi, si può fare anche al forno. Io verso il tvarożniki a misura di un cucchiaio e andiamo a rosolarlo su entrambi i lati. Potete raggiungere la misura che è comoda più per voi. Se avete bambini che con difficoltà mangiano la ricotta, invece adorano il plum cake, questa è una buona sostituzione con furbizia di farli mangiare anche la ricotta. Andiamo a rosolare da entrambi i lati i nostri tvarożniki. Dalle proporzioni che vi ho dato escano più o meno 8-10, dipende dalla misura, io non li faccio molto grandi. Eccoli qua, sono i nostri tvarożniki pronti, li portiamo sulla carta per asciugare l'olio. Buon appetito! E vi consiglio di assaggiare tvarożniki ancora caldi o tiepidi, e io adoro di mangiarli con panna d'acida, però troppo difficile di trovarla, non tutti i negozi hanno, quindi potete facilmente sostituire con qualsiasi tipo di sciroppo, topping, Nutella, sciroppo d'acero. Buon appetito! Non dimenticare di iscriverci sul nostro canale Multitasking Team, commenta, metti like, attiva le notifiche. Ciao ciao!